Il 27 ottobre 2017 nasce Giulia, che oggi compie 5 anni e questa è la torta per la scuola materna realizzata con brioche, succhi e kinder. Come prima cosa ci serviranno 3 basi in polistirolo per torta di diverse dimensioni e diametro, una più grande che sarà la base, una media e una più piccola che potete trovare tranquillamente dal cinese. Poi un foglio di gomma crepla e prendiamo la prima base, quella più ampia, e delineiamo il contorno e poi lo andremo a tagliare con le forbici. Stessa cosa faremo con la base di media grandezza e con la base di piccola grandezza. I 3 cerchi che abbiamo ricavato li andiamo ad applicare con la colla a caldo, ognuno sulla sua base in polistirolo. E ora finalmente andiamo a creare i piani della nostra torta. Andando a calcolare più o meno il centro del polistirolo più grande, andremo a incollare con la colla a caldo il polistirolo di dimensione media. E così faremo anche con il polistirolo di dimensione piccola, incollandolo al centro di quello medio. In un set acquistato dai cinesi ho trovato questa stampa molto graziosa con raffigurate le ballerine. Ho deciso di applicarla con la colla a caldo nel contorno della base più piccolina in polistirolo, quindi in cima alla torta, per abbellirla e per riprendere il tema delle ballerine. Nel contorno del polistirolo di media dimensione andremo a incollare uno a uno con la colla a caldo i succhi. In questo caso ho scelto i valfrutta perché hanno una dimensione leggermente più piccola rispetto agli altri, in modo da poterne inserire di più all'interno della torta. Nel polistirolo di dimensione più grande andremo a incollare uno a uno le brioche. In questo caso ho scelto i flauti al cioccolato. Cima alla torta non poteva mancare una bellissima coroncina rosa glitterata che ho trovato in un set acquistato da Teddy. Vado a incollarla con la colla a caldo e all'interno di questa coroncina andremo a mettere tutti i Kinder barrette. Applico un nastro rosa acquistato da Teddy in modo da abbellire la torta, ma anche per non far cadere le brioche. Gli anni di Giulia sono 5, quindi il numero non poteva mancare. Ho acquistato questo in legno dai cinesi e lo vado a incollare con la colla a caldo. E infine andremo ad applicare queste bellissime ballerine che ho trovato in un set acquistato dai cinesi con questo tutù molto divertente e grazioso, e li andremo ad applicare andando a bucare il polistirolo con il bastoncino stesso della decorazione. Spero la torta vi sia piaciuta e questo mini tutorial possa esservi utile per creare le torte di compleanno per portarle alla scuola materna dei vostri bimbi. Se non lo siete ancora, iscrivetevi al canale e azionate la campanella. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like e vi aspetto anche su Instagram e Facebook. Vi mando un grande bacio e al prossimo video. Ciao!